Mamma, non vedo un tubo. Buongiorno, anzi, ehi, ciao a tutti. Oggi non sono proprio in forma. Si vede anche dal mio brufolo qui. Che si chiama, come si chiama il mio brufolo? Pino. A Gino. Ok, allontaniamo. Dove siamo? Siamo all'IKEA. IKEA, mi sto perdendo. Sì, c'è vento. Sono senza giubbotto, solo con una giacca, ma perché dentro farà caldo? E quindi oggi abbiamo l'appuntamento per progettare la cabina armadio e dobbiamo comprare tante cose. Non vedo l'ora. Ok, si entra. Aiuto, fa freddo. Speriamo che dentro si sta bene. Ci siamo. Siamo all'IKEA. Ma non mi dite niente voi che sono entrata senza mascherina. Per fortuna me ne sono accorta subito. Ok, adesso sono in bagno, non c'è nessuno e mi è presa l'ansia, tipo aiuto, la mascherina. Ok, ciao. Finalmente l'IKEA ha i carrelli normali. Ah, non quelli fastidiosi col sacchetto. Ciao, saluta. Salute a tutti quanti. Antipatico? Antipatico. Guarda, si abbina. Ma come lo... Se la finisci. Ok, mi posso tuffare. Che belli. Che carini. Va bene, compriamo tutto. Tutto. Salve, signor dinosauro. Vorrei... Cosa vorrei comprare? Dovrei pagare un peluche. Guardate, sono alla cassa. Scusami, ma sono in bagno io. Sono seduta. Che belli, Gio. Guarda che belli questi. Bello. Dobbiamo comprare tutto, tutto. Io che ero andata in bagno con la finestra aperta e la gente che passa. Andiamo, andiamo, andiamo. Sono in attesa. A mezzogiorno abbiamo l'appuntamento e quindi sto aspettando. Dobbiamo fare la cabina armadio. Mamma mia ragazzi, ma che cos'è? Io voglio girare, non voglio aspettare. Voglio comprare tante cose. Progettazione cabina armadio finita. E anche presa in realtà. Ora sono qui in questa casetta natalizia. Che bello, ah, bellissimo. Ok, ci sono tante cose di Natale. Jingle bell, jingle bell. Voglio vivere qui. No, vabbè, che bello. Guardate, è proprio bello qui. Cioè, sembra una casa. È proprio una casa. C'è la cucina. Qui che c'è? Ah, la cappottiera. Tipo ingresso. Con il guardaroba. Tipo cappottiera. Ok, ci sono anche le scarpe. Wow, basta, sì, tipo una porta finta. E il mio fidanzato che ruba il carrello. Aiuto. Va bene, usciamo da questa casa, andiamo in un'altra casa. Giampaolo, ho fatto il pane, tutto per te. Aia, ma che... Compriamo questa cucina? Già l'abbiamo comprata la cucina. È giunto il mio momento, siamo nella sezione uffici e io devo prendere le cose per il mio ufficio dove registrerò i video, quindi devo scegliere. Ehi, ma che bella camera che ti sei fatto. Sei un gamer? Wow, io voglio qualcosa di più bello però. Ragazzi, suggeritemi nei commenti come fare la mia camera. Però guarda che bella, tutto con i led, le cose, gli metto i Lego. Tutta così, ci potrebbe stare, eh? È un po' fuori fuoco. Eccola qua, che ne pensate? Tutti i Lego messi sopra, potrebbe essere molto carino. Questa è troppo classica. Dovrei decidere anche i colori delle pareti. Vediamo come sta nel video. Questo azzurro, blu, cos'è? Blu, azzurro, blu. Non mi piace molto però, gna, gna, gna. Sto creando la mia... Però è bello il legno, no? La mia scrivania. Però la vorrei più grande di così.
Ma più grande di così c'è soltanto così. Si vede? Wow! Questo, boh. Sono un po' confuso. Allora, gentile ambiente, nel rispetto delle nuove disposizioni di legge. Ehi, quella sono io! Cioè, ragazzi, in pratica questa è la mia cameretta. Cioè, il mio letto, anche se io ho i cassetti lì sotto. E guardate qui. C'è la mia madia, no, come si chiama? Vabbè, chiamiamola scrivania, ma non è scrivania questa. È la toiletta, ecco, no, toiletta. Vediamo che mi deve fare vedere il mio fidanzato. Io sono in toilette. Tu sei in toilette? Oh, stai facendo la doccia! Ah, ecco, vedi che carini? Ci sono quelli per il bidet. Ragazzi, scusate, io vado. Ma c'è l'acqua? No, mi sto perdendo, ve lo giuro. Scusami Giampaolo, io devo fare la doccia adesso. E niente ragazzi, io cammino così con il metro. Comunque vorrei dire che questo è sistemato un po' più carino della mia, cioè è più elegante, più romantico rispetto alla mia camera. Però la mia camera è bellissima. Sono stanca, sono tornata a casa, mi sono comprata un cuscino, adesso il mio fidanzato mi prepara il pranzo. Fammi una carbonara. C'è davvero qualcosa? No vabbè. Lo giuro. Che schifo, sì lo sento. Qualcuno ci ha sputato dentro. No, non si fa. Non fa odore di sapone. Ah, fa odore. Però se posso dirlo, la nostra cucina è più bella, eh? Questi mi sa che sono attaccati a questo di sacca. No, no, secondo me sì. Tutto a posto? Comunque la nostra cucina è più bella. Confermo. Ve la faremo vedere presto. Wow! Che c'è? Voglio. Cos'è che vuoi? Questo. Cos'è che vuole? Sopra il letto? Ma ce l'abbiamo le lucine. Va bene, sta giocando adesso. Io guardo la televisione. È piccola questa cucina comunque. No, no. Cambiamo casa. Sei di nuovo in bagno? Ma siamo sempre in bagno. Scusa. Ciao. La 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 la. Finita la doccia. Giampaolo. Cambiamo casa, ne voglio una più bella e grande. Questa è piccola. È bella, no, c'è tutto. Bella, bella, c'è tutto. Una casetta così. Così piccola? No, era uno scherzo. Abbiamo una casa grande, bella. Va bene, andiamo a cercare altro. Vi aggiorniamo. Ragazzi, vi piacciono questi quadrettini così, tipo, come sfondo? Come può sembrare? Ehi, ciao a tutti, io sono Cinzia ed eccoci nel mio nuovo ufficio. C'è la scritta che ha dietro, però, non... Oh, non vale quindi. Non vale, non vale. Potrebbe essere uno sfondo. Comunque come colore esce un po' spento, eh? Sì, sì, voglio un colore più acceso io. Bello, fucsia acceso. Questa la vuoi? No. Vabbè. Sembrano. Sono di carta in realtà. Non mi piace. Niente, cambiamo camera. Aspetta. No, dai, ma perché? Lascialo stare. Aspetta. Il mio brufolo. Che problemi hai? Ma sto staccando. No, no, no. Io lo voglio fare gialla. Gialla e fucsia. Com'è? Cioè, ovviamente fucsia. No. Tipo fucsia così. Ehi, ciao a tutti, io sono Cinzia. Come ci sta? Oh, scegli tu. Potrebbe essere un'idea, però. Datemi consigli giù nei commenti, vi prego. Voglio farla tipo questo giallo acceso e fucsia acceso. Colori accesi. Mi ha fatto anche un cuoricino poco fa e un sorrisino. Giampaolo è geloso, meglio che vado. Stiamo cercando il materasso, che forse è qua. Ciao materasso. Questo è? No. Non mi pare questo. 38. O è questo? 30. 39. 37 è qua, ma è vuoto. Ok. Non c'è. Non c'è. Stiamo pranzando alle 5. Ho un pelo in bocca.
È lo gioco più brutto del mondo, ma nello stesso tempo il più buono. È buono. Primark. Un giorno prima dell'apertura, ragazzi. Apritevi! Apritevi, per favore! Guardate, è chiuso! Apre domani, giorno 1! C'è tutta la passerella perché già si immaginano la confusione. No, non è vero, sto scherzando. Non continuo. Ho semplicemente dimenticato di chiudere il video. Quindi vi saluto. Vi ripetatesimo, ciao ragazzi!